dall'inizio della storia, l'Antartide è sempre stato oggetto di riflessioni affascinanti per gli esseri umani. Siamo stati e continuiamo ad essere affascinati dalle cose meravigliose che si possono trovare all'interno di pianure glaciali come l'Antartide. Questo fascino risale ai primi esploratori storici del 1800 e si estende ai coraggiosi scienziati di oggi. L'Antartide è avvolta nel mistero perché è l'ultima natura selvaggia rimasta al mondo che non sia stata ancora esplorata. E poiché è un paese di estremi, è anche molto accurata nel mantenere i suoi segreti. L'Antartide è inadatta alle persone a causa del suo clima rigido, che è caratterizzato da temperature sotto lo zero e terreni desolati. Il continente ghiacciato è circa 1,5 volte più grande degli Stati Uniti e il 99% di esso è coperto di ghiaccio. Di conseguenza rappresenta il 90% di tutto il ghiaccio del pianeta. Nonostante ciò, gli scienziati hanno continuato il lavoro, scoprendo cascate e cremisi, antichi fossili, fenomeni naturali unici e specie straordinarie. Sono stati persino in grado di trovare un mondo nascosto sotto il ghiaccio, completo di laghi salati sotterranei e una massiccia catena montuosa sepolta sotto la superficie. Ma proprio di recente i ricercatori russi si sono imbattuti in qualcosa di molto strano. Che cos'è esattamente questa scoperta e cosa implica per le persone che credono negli extraterrestri? Unisciti a noi oggi mentre esploriamo la scoperta più recente fatta dagli scienziati russi in Antartide. Recentemente il primo capitano Vladimir Prikhontko, il presidente dell'Organizzazione di Ricerca Pubblica Russa per gli Studi Subacquei, ha parlato pubblicamente di come la Russia, gli Stati Uniti e la Cina spendano miliardi di dollari nello spazio, quando forse dovrebbero spendere i soldi nel profondo mare. La Cina è particolarmente interessata ad esplorare il fondo dell'oceano. Si sostiene che enormi macchine aliene siano nascoste sotto le calotte glaciali scintillanti. E non è l'unica teoria. Dalla Seconda Guerra Mondiale, gli informatori di enti governativi di tutto il mondo hanno soffiato il coperchio sul fatto che le imbarcazioni aliene vengano rintracciate viaggiando dalla cima del pianeta al fondo dell'interno dei nostri oceani. Durante l'operazione navale nota come congelamento profondo, gli uomini che erano a bordo di un rompighiaccio russo avrebbero poi testimoniato di aver visto una nave rompere il ghiaccio di 10 piedi di spessore, lasciando enormi pezzi in tutte le direzioni. Una nave fatta d'argento che in seguito si è vista lasciare l'atmosfera. Il dottor Rubens Vilela, un noto esploratore dell'Artico, è stato uno degli individui che ha affermato di aver assistito a questo evento spaventoso. Dice che non è appena emerso dalle acque ghiacciate, il vapore ha iniziato a fuoriuscire dal corpo, a riprova della grande energia messa in campo da questo misterioso USO, oggetto sommerso non identificato. Nel 1997 Prikhontko ha riferito che la depressione gaussiana di Billings è stata indagata dall'esercito australiano ad una profondità di oltre 6 km, dove le telecamere hanno registrato strane forme ovali che irradiavano una forte luce interna. Questa indagine ha avuto luogo vicino alla regione antartica. Dopo aver analizzato il filmato, gli specialisti del Royal Institute of Oceanology sono giunti alla conclusione che le strutture erano state create da una specie intelligente. È stato riferito che le navi da guerra russe tracciavano spesso questi dischi sommersi che viaggiavano a velocità superiori di 150 nodi, il che equivale a 280 miglia all'ora. Dopo essere stato interrogato, un ex capitano dell'URSS di nome Vladimir Azasa, che era il capo della divisione di navigazione della Commissione Oceanografica, ha dichiarato che circa la metà di tutti gli avvistamenti UFO sono legati agli oceani, mentre il restante 15% è collegato ai laghi, piuttosto che al cielo. Hanno un numero significativo gli incontri ravvicinati con oggetti sommersi. Solo un piccolo numero di persone si è fatto avanti finora per rivelare queste informazioni sulle imbarcazioni misteriose che sono sepolte sotto la calotta di ghiaccio o sugli eventi inspiegabili che stanno causando. Questa informazione è segreta e altamente custodita. Tuttavia, tutti sottolineano la stessa idea, che è che gli esseri umani non sono gli unici abitanti in questo mondo. Ci sono prove che una delle flotte sottomarine del Pacifico ha scoperto un sonar adiacente a 6 oggetti misteriosi durante la pattuglia da combattimento. Il tentativo di eludere una scorta sgradita era futile. Il comandante del sottomarino è stato costretto a dare il comando di salita, che è stata una flagrante violazione delle linee guida della pattuglia di combattimento. Quando la barca è emersa, tutti e 6 gli UFO si sono portati a filo dell'acqua e sono svaniti.
Il contrammiraglio Yuri Beketov, un ex comandante di sottomarini nucleari, ha prestato servizio nel Triangolo delle Bermuda in più occasioni e ha riferito strani fenomeni all'ammiraglio Smirnov. Ora afferma che in un'occasione un sottomarino nucleare in missione di combattimento nell'Oceano Pacifico ha scoperto altri 6 oggetti insoliti. Il capitano ordinò all'equipaggio di emergere quando non riuscirono a lasciare i loro inseguitori e non riuscirono più a manovrarlo. Dopodiché gli oggetti seguirono rapidamente la imbarcazione e presero il volo. Secondo il comandante del sottomarino in pensione, il contrammiraglio Yuri Beketov, nella regione del Triangolo delle Bermuda si sono verificati diversi eventi inspiegabili. Gli strumenti si sono guastati senza nessuna causa apparente o hanno rivelato un'influenza significativa non giustificata. Secondo l'ex ufficiale della Marina, questo potrebbe avvenire a causa di un'interferenza deliberata da parte degli UFO. In diverse occasioni gli strumenti hanno dato la lettura di oggetti materiali che si muovevano a velocità incredibili. I calcoli hanno mostrato velocità di circa 230 nodi o 400 km orari. Accelerare così velocemente è una sfida anche in superficie, ma la resistenza all'acqua è molto più alta. Era come se gli oggetti sfidassero le leggi della fisica. C'è solo una spiegazione: le creature che le hanno costruite ci superano di gran lunga nello sviluppo tecnologico, ha spiegato Beketov. Un altro luogo in cui le persone descrivono spesso gli incontri con gli UFO è il lago di Baikal, in Russia, il corpo d'acqua dolce più profondo del mondo. Si dice che gli oggetti siano stati visti volare fuori dall'acqua tra luci brillanti che emanano dalle profondità, secondo i pescatori. In un caso avvenuto nel 1982, un gruppo di subacquei militari che stavano ricevendo un addestramento a Baikal si imbatterono in un gruppo di mostri umanoidi vestiti con costumi metallici. L'incontro si è svolto 50 metri sotto la superficie e i subacquei hanno tentato di fermare gli individui sconosciuti. 3 dei 7 uomini sono stati uccisi, mentre altri 4 sono rimasti gravemente feriti. Penso alle basi sottomarine, perché no? Niente dovrebbe essere scartato, dice Vladimir Azaza. Lo scetticismo è il modo più semplice, non credere a nulla e non fare nulla. La gente raramente visita grandi profondità, quindi è molto importante analizzare ciò che abbiamo incontrato lì. Dopo aver considerato tutti questi fattori, si arriva alla conclusione che le profondità dell'oceano sono enigmatiche quanto l'universo stesso. Solo l'umanità sembra avere una motivazione significativa nel progredire verso l'alto piuttosto che verso il basso. Forse è un grosso errore. Passando ad altri misteri, ci sono molte rovine misteriose che ci stanno lentamente rivelando i loro segreti, ma la più intrigante delle sottocategorie storiche deve essere tra i manufatti fuori luogo, gli O-Parts, che sono stati scoperti in tutto il mondo. Questi oggetti, sorprendenti, sono l'unica fonte che abbiamo per spiegare la loro natura stessa, anche se talvolta è difficile da credere, soprattutto legata alla loro età. Un certo numero di questi oggetti si trovano sull'isola greca di Samos. Questa piccola isola, a 1,5 km dalla costa della Turchia, ha una ricca storia. Una vasta selezione di antichità molto interessanti può essere avvistata nel museo della capitale dell'isola. Il pezzo più intrigante della collezione è probabilmente un bizzarro oggetto in bronzo che, secondo l'Accademia, ritrae solo uno strano tipo di carrozza sconosciuta che era precedentemente disegnata con i cavalli. Alcuni affermano che gli strani animali rappresentano un tipo di periscopio e che l'intero artefatto rappresenti un sottomarino antico. Ci sono numerose affascinanti reliquie fuori luogo trovate in tutto il mondo e ognuna di essa stava solo aspettando di suscitare il nostro interesse. Se si dovessero evidenziare le enormi imprese architettoniche che sono state compiute dai nostri antichi predecessori ormai estinti, in particolare massicce mura, alcune persone potrebbero inclinarsi verso la sorprendente vastità delle pietre megalitiche contenute all'interno del muro della Grande Muraglia cinese. La costruzione della Grande Muraglia cinese su una scala così massiccia che è visibile dallo spazio è stata senza dubbio un'impresa titanica in tutti i sensi della parola. Eppure ciò di cui molte altre persone non sono consapevoli è un antico regno che una volta si trovava nella parte sud-occidentale della Nigeria, conosciuta come le Mura del Benin. Queste mura sono così grandi che fanno impallidire la Grande Muraglia cinese. A Edo c'è una rete di terrapieni costruiti difensivamente, noti come IA, che consiste in 9,3 miglia di mura interurbane e circa 9.900 miglia di mura esterne. Secondo il Guinness dei primati, le mura che circondano Benin erano le più grandi della Terra. Da circa l'anno 1500 gli stranieri sono a conoscenza delle mura che circondano la città del Benin,
Durante i suoi viaggi, l'esploratore portoghese Duarte Pacheco Pereira fornì una descrizione condensata delle mura. Dierick Ruyters, un esploratore olandese, ha fornito un'altra descrizione delle mura intorno al 1600. Il racconto di Ruyters sulle mura recita come segue: alla porta dove sono entrato a cavallo ho visto un baluardo molto alto, molto denso di terra, con un fosso molto profondo, ma era asciutto e pieno di alberi alti. Quel cancello è un cancello esemplare fatto di legno a modo loro, che deve essere chiuso, e c'è sempre un orologio Holden. Chi ha costruito queste mura? E cosa più importante, come sono riusciti a realizzare un'impresa così incredibile? Secondo i rapporti tradizionali, assumendo una giornata lavorativa di 10 ore con una forza lavoro di circa 5.000 uomini, avrebbe potuto essere completata in soli 97 giorni. Tuttavia, nel corso degli anni, queste stime sono state messe in discussione in una varietà di modi diversi. In particolare, non è stato possibile prendere in considerazione la quantità di tempo che sarebbe stata necessaria per rimuovere il terreno da buchi sempre più grandi. Tuttavia, indipendentemente dalle opinioni divergenti sulla difficoltà della costruzione di queste mura, così come la loro età e il luogo d'origine, riteniamo che siano molto intriganti. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Raccontacelo nella sezione dei commenti qui sotto.